che vi sto per raccontare è una storia dalle tinte forti, la vera storia di Cappuccetto Rosso. Tutti conosciamo la fiaba originale, che è una fiaba di per sé abbastanza inquietante. C'è un bosco, c'è una bambina con un cappuccio rosso e c'è un lupo cattivo che divora lei e la sua dolce nonnina. Ma poi c'è un cacciatore che le salva e uccide il lupo. Quindi un finale lieto, nonostante la fiaba di per sé sia inquietante. Ma siamo sicuri che è sempre stata così? Che questa è la vera storia di Cappuccetto Rosso? Seguitemi in questo video per scoprire la verità. Come è nato Cappuccetto Rosso? Cacciatore è un personaggio che viene aggiunto di seguito dai conosciutissimi fratelli Grimm intorno al 1812. Nella versione originale, il cacciatore non esiste. Cappuccetto Rosso è una dolce bambina che vive con la mamma ai margini di un bosco, di per sé un ambiente molto inquietante. Io personalmente sono terrorizzata dai boschi e non abiterei mai vicino a un bosco. Ma una volta, molto spesso, abitare vicino ai boschi era quasi un'abitudine. E quindi Cappuccetto Rosso abita lì con la madre e una giovane bambina. Da un cappuccio rosso, la madre le chiede di andare dalla nonna al fondo del bosco per portargli del cibo. Di per sé è strano che una dolce ricchietta abiti da sola in un bosco, ma la favola doveva pur avere qualcosa con cui andare avanti. Quindi Cappuccetto Rosso si avventura nel bosco da sola e incontra un lupo che con l'inganno riesce a fargli dire dove abita la nonna. Il lupo arriva prima di Cappuccetto Rosso usando uno scorciatore e divora la povera vecchietta. Poi si mette nel letto al posto della nonna, si traveste da lei e quando arriva Cappuccetto Rosso la fa entrare. Il particolare in cui cambia la favola rispetto a quello che già conoscete è quello che Cappuccetto Rosso viene invitata dalla nonna, tra virgolette, che in realtà è il lupo, a mangiare un pasto. Peccato che Cappuccetto Rosso mangi la sua stessa nonna. È qualcosa di inquietante, il cannibalismo da sempre ci spaventa e da sempre viene evitato. I cannibali sono considerati tra i criminali peggiori. Non c'è nulla di peggio di mangiare la carne della propria specie. Già ultimamente è criticato mangiare la carne degli animali, figuriamoci mangiare la carne umana. Quindi qualcosa di aberrante che dovrebbe far drizzare le orecchie alle giovani ragazze a dire state attente. Ma non finisce qui. Il lupo, travestito da nonna, invita il Cappuccetto Rosso a spogliarsi e a mettersi nel letto con lei. Cappuccetto Rosso lo fa, si mette nel letto col lupo e quindi qui andiamo ad avvicinarci a un altro dettaglio ancora più inquietante di cui vi parlerò tra poco. Il lupo divora Cappuccetto Rosso e la fiaba si conclude. Ovvio, questa fiaba era stata creata come avvertimento, ma un finale troppo macabro che non poteva funzionare nel 1800. Quindi i fratelli Grimm aggiunsero il personaggio del cacciatore. Ma quali sono i dettagli di Cappuccetto Rosso che non abbiamo mai saputo afferrare o che non ci sono mai stati detti, a prescindere dalla versione originale della fiaba che vi ho appena raccontato o dalla versione seguente dei fratelli Grimm? Il cappuccio rosso. Il rosso può significare il menarca, quindi la ragazza che ha il suo primo ciclo mestruale e che quindi è più esposta all'attenzione degli uomini e che deve fare più attenzione. Infatti nella scena in cui il lupo chiede a Cappuccetto Rosso di spogliarsi abbiamo la pedofilia, ok? Perché chiede a una bambina di spogliarsi, quindi affrontiamo il tema della pedofilia ma anche delle violenze sessuali. Quindi un tema molto importante e il cappuccio rosso sta a significare appunto il menarca, perché le ragazze cominciano ad avere le prime forme da donne, quindi essere più preda di uomini. Potrebbe anche significare la prostituzione, infatti come sappiamo già nell'antica Roma, nei bordelli dell'antica Roma, le prostitute vestivano di rosso per essere riconosciute, quindi potrebbe anche significare la tematica della prostituzione e che le prostitute molto spesso trovano dei clienti che le possono far del male. Insomma, i significati dietro Cappuccetto Rosso sono veramente tanti. Nella fiaba originale abbiamo talmente tantissime cose su cui lavorare
pedofilia, adescamento, cannibalismo, adolescenza, infanzia. Ci sono talmente tante tematiche dietro a questa fiaba che la rendono ancora più inquietante e più spaventosa. Io vi saluto, se vi piace questo genere di storie e di dettagli, seguiteci e mettete tanti like. Vi invito a vedere il mio video su Cenerentola, sul mio canale.